derby tra Cus Caserta e Sant'Erasmo, due formazioni non in un ottimo momento, ma entrambe con il bisogno di far punti. Queste le immagini dei due spogliatoi, la concentrazione dei giocatori che si daranno battaglia fino all'ultimo minuto per cercare di conquistare i tre punti. I sammaritani vogliono uscire dalla zona play-out, il Cus invece vuole continuare a sognare a ridosso della zona play-off. I tecnici Pannello e Ventimiglia mettono in campo due squadre organizzate. Per gli ospiti, Lander in quintetto e Angelo Russo, classe 93. I locali invece lanciano Luigi Totaro, addirittura classe 96. Pronti via e il primo tiro vale già un gol. Francesco Russo approfitta della marcatura morbida di Salzillo, punendo Centore sul secondo palo. Gran botta e il Sant'Erasmo è avanti. La rete iniziale però non facilita lo spettacolo, anzi, da quel momento in poi i sammaritani si chiudono in difesa, il Cus non ha idee in attacco e prova ad affidarsi alle solite conclusioni di Salzillo e della Corte, con il capitano Cussino che è anche sfortunato e colpisce il palo con un diagonale mancino molto insidioso. Ci prova da lontano anche Crispino, mentre il Sant'Erasmo si scopre solo con una ripartenza individuale ad opera di D'Amico, fermato in scivolata da Daniele Ventimiglia alla prima presenza stagionale dopo un problema di salute che lo ha tenuto lontano dal campo per molte settimane. Russo ci riprova invano dalla distanza, D'Amico spreca invece col sinistro. Entrambe le squadre fanno poco, mister Ventimiglia chiama time out per scuotere i suoi. Al rientro i padroni di casa avrebbero la chance per pareggiare, ma dopo lo slalom di Della Corte è proprio Ventimiglia a sciupare sotto misura. Finisce così un brutto primo tempo. Si ricomincia con il solito giro palla dei Cussini che stavolta però puntano l'uomo. Salzillo salta Russo, il suo destro viene deviato con la mano da Angelo Russo e finisce sul palo, nulla da segnalare per gli arbitri. Il Cus insiste da fuori, neanche a dirlo con Della Corte, ma Sciore è ben piazzato e respinge la sfera. Un nuovo brivido arriva pochi minuti dopo, sull'evolversi di un calcio di punizione Salzillo tocca per Crispino. Il tiro mancino è buono, ma Sciore è attento e mette ancora in angolo. Della Corte continua a sparare da lontano, sempre sul fondo. Dalla parte opposta nuovamente protagonista il numero 7 che viene falciato così da Iezza, già ammonito, e rosso Sant'Erasmo. Con uno in meno i casertani però non sfruttano la superiorità numerica, anche perché Salzillo di fatto para la conclusione del compagno Della Corte. Cus sempre sotto, serve allora il guizzo di Servo di Dio che si butta dentro, il suo tiro viene deviato, la palla arriva a Della Corte che scarica in rete con il mancino tutta la sua rabbia. A casa Giove è 1-1, ma non è finita. Salzillo scappa sull'out di destra, Mercone viene fermato in aria, il Sant'Erasmo commette già il sesto fallo, Della Corte sbaglia il primo tiro libero, poco dopo Crispino farà meglio di lui, è ancora Francesco Russo infatti a commettere fallo su Cardillo dal dischetto. Stavolta va Domenico Crispino che è uno specialista e scrive il sorpasso locale, esplode il pubblico di casa 2-1 e anche il punteggio finale. La gara termina con tanto nervosismo, proteste veementi dei tifosi sammaritani contro gli arbitri che probabilmente non riescono a gestire la situazione nel migliore dei modi. A salvarli è proprio il triplice fischio.